Abbiamo Maiellaro, che è stata la carta vincente di Lazzaroni. La Fiorentina ha cercato questa vittoria sin dall'inizio. Questo è Dunga che all'inizio, poco dopo un minuto, cerca la rete. Al decimo arriva il gol da calcio d'angolo, Marigini, uno dei protagonisti di questo incontro, da Carobbi crossa al centro ed è la testa di Faccenda che mette dentro. 1-0 dunque per la Fiorentina. Il Genoa cerca di reagire e lo fa con Aguilera e Caricola e con questa traversa. Tra i protagonisti c'è stato anche il portiere della Fiorentina, il secondo portiere Mannini, visto che Marigini è squalificato, e vediamo qui un intervento. Comunque è sempre la Fiorentina che ha avuto il predominio territoriale, ancora Dunga che tira e poi arriva il 2-0 da una punizione di Mazzinho e Battistuta, questo argentino che ha molto fiuto del gol. Nel secondo tempo il Genova si fa subito in avanti, abbiamo visto Pacione ed ora l'episodio del rigore per fallo su Aguilera, è stato stretto ed è lo stesso Aguilera che realizza, riapre la partita, siamo sul 2-1. Poco dopo il Genova ha l'occasione per pareggiare e Onorati che sfiora il pareggio, ma ancora il portiere Viola si oppone. A fine partita questa bella azione personale di Maiellaro che sigla con il 3-1 il successo della squadra e